Oggi vi spiego il nome, genere e numero. Il nome ha due generi, maschile o femminile. Per gli esseri animati, persone e animali, la distinzione corrisponde al fatto se siano maschi o femmine. Vediamo un esempio. Bambino è di genere maschile, invece bambina è di genere femminile. Vediamo un altro esempio. Gatto è di genere maschile, invece gatta è di genere femminile. Esercitiamoci insieme e troviamo per le seguenti parole il genere maschile e femminile. Pronti? Via! Maschile maestro, femminile maestra. Maschile cuoco, femminile cuoca. Maschile nonno, femminile nonna. Ci sono parole che al maschile e al femminile hanno due forme completamente diverse. Ad esempio, fratello al femminile è sorella. Vediamo insieme altri esempi. Padre e madre. Toro, mucca. Ci sono nomi che al maschile e al femminile hanno la stessa forma. E come si fa allora a distinguerli? Semplice, basta inserire l'articolo. Il cantante, la cantante. Esercitiamoci insieme e troviamo per i seguenti nomi con la stessa forma il giusto articolo per il maschile e il femminile. Il dentista, la dentista. Il preside, la preside. Ci sono nomi di animali che al maschile e al femminile hanno la stessa forma, come il coccodrillo. Per distinguerli devo aggiungere maschio o femmina. Ad esempio, la volpe maschio, la volpe femmina. Le cose non indicano maschi o femmine, sono i loro nomi ad essere maschili o femminili. I nomi di cosa non possono essere volti da un genere all'altro. Quindi fungo è soltanto maschile, il femminile non esiste. Il nome di cosa matita ha soltanto il femminile, il maschile non esiste. Attenzione ai nomi di cosa simili ma di genere diverso, come collo e colla. Sono simili, ma il significato cambia completamente. Vediamo altri esempi. Banco, banca. Tutti i nomi in italiano hanno un numero grammaticale, cioè qualcosa che indica se sono singolari, uno, o plurali, più di uno. Vediamo alcuni esempi. Nome di persona singolare bambino, plurale bambini. Nome di animale singolare uccellino, plurale uccellini. Nome di cosa singolare regalo, plurale regali. Ci sono parole che al singolare e al plurale non cambiano. Caffè, caffè. Come distinguerle allora? Semplice, usando l'articolo il caffè al singolare, i caffè al plurale. Vediamo un altro esempio. Singolare il taxi, plurale i taxi. Alleniamoci insieme. Sole, nome di cosa, maschile, singolare. Principessa, nome di persona, femminile, singolare. Gatti, nome di animale, maschile, plurale. Continua sul quaderno con le seguenti parole. Se hai difficoltà, rivedi il video. Ciao ciao, alla prossima lezione!